Ma perché il decreto sblocca Italia o rovina Italia o demolisce Italia, possiamo soprannominarlo come ci pare, è veramente un insieme di norme che hanno una sola finalità e riusciranno a ottenere un solo scopo, che è quello appunto di far sì che lo sviluppo forse di questo paese continui a essere basato, ma non ci sarà sviluppo, sarà esattamente il contrario, sul binomio cemento e petrolio. Siamo arrivati alla, ancora una volta, alle grandi opere. L'esempio più eclatante è questa della Orte Mestre, regali ai concessionari autostradali attraverso la defiscalizzazione del project financing. Dichiarano come opere strategiche, con tutto quello che ciò ne comporta dal punto di vista delle procedure, dal punto di vista della possibilità, diciamo, di derogare alle norme generali, gli inceneritori e le trivellazioni, quindi le esplorazioni petrolifere.